Longobardi riuscirono facilmente a varcare le Alpi e a invadere il territorio italiano, che era formalmente sotto l'autorità e il controllo dell'impero bizantino, per due ragioni. Innanzitutto, Giustiniano aveva tentato di ricondurre l'Italia nella sfera di controllo dell'impero orientale, ma di fatto l'autorità bizantina nella penisola rimaneva molto debole. In secondo luogo, i bizantini erano impegnati su altri fronti a contrastare l'avanzata dei Sassanidi, una dinastia persiana, e non erano in grado di finanziare eserciti da inviare in Italia. Di fatto, Bisanzio abbandonò la penisola al suo destino, limitandosi a difendere alcuni territori chiave. Oltre a Roma e al Lazio, i bizantini privilegiarono il controllo delle zone costiere e delle aree del sud, che consideravano strategiche per i traffici commerciali tra l'Italia e l'Oriente.